seconda parte dedicata al progetto che come parrocchie ci siamo dati per questi 2 anni, completare il restauro della chiesa a tutti i livelli. Questo progetto oggi, pensandoci, l'ho intitolato così come dalla locandina, Trasfigurazione in arte, perché come già vi ha accennato anche il padre che abbiamo ascoltato poco fa, sono sempre più convinto che la bellezza ci aiuta in un mondo come il nostro, fatto anche di fitte tenebre, ma anche in un mondo, diciamo così, come il nostro, fatto anche di tante cose buone, l'arte ancora riesce a comunicare qualcosa. Del resto l'arte nelle chiese era la cosiddetta Bibbia dei poveri. Una volta non si sapeva leggere, né si studiava, e allora la catechesi, il catechismo veniva fatto esattamente con gli affreschi, con le tele, con le statue, e quindi quando uno entra in una chiesa riesce subito, se ha un po' di cultura di base, a percepire il percorso. Per esempio, appena entri in chiesa ti trovi di fronte il battistero e allora ti ricorda il battistero che sei un battezzato. Ordinariamente poi di fronte al battistero o a metà chiesa si trova il confessionale e ti ricorda che c'è l'importanza della confessione o della riconciliazione. E poi in genere c'è sempre la mensa eucaristica che ci ricorda l'eucaristia. Questi 3 segni esterni ti dicono chi è il cristiano. Il cristiano è un uomo battezzato, riconciliato con Dio e con i fratelli, che celebra ogni domenica l'Eucaristia. E quindi da questo punto di vista vedete 3 segni in ogni chiesa che ricordano i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per essere cristiano, sin dalla prima chiesa, c'era bisogno appunto di questo, del battesimo, della cresima, e dell'Eucaristia e del sacramento anche della penitenza. E poi accanto a questo, non lo so, guardando la nostra chiesa, su in alto trovate i 4 evangelisti. La chiesa si fonda sui Vangeli, sul Vangelo che questi 4 evangelisti ci hanno trasmesso. Ordinariamente sull'arco principale, in linea generale, c'è sempre Pietro che ha le chiavi e Paolo su. Come vedete sono considerati Pietro e Paolo le colonne della Chiesa. Un cristiano, un credente che non ama il Papa, non segue l'insegnamento dei Vescovi o del Magistero, non è un cattolico, perché appunto il Papa, il Vescovo sono i rappresentanti qui sulla terra di Cristo che è buon pastore. E così via, così anche i santi che ci sono nelle nicchie, che in genere nascono da una particolare devozione del popolo, sono considerati gli amici di Dio, per cui la vita di questi uomini, che poi i santi sono degli uomini come noi, che hanno vissuto secondo il battesimo, sono delle persone che sono vicine in genere nelle navate, proprio per far capire che loro sono molto vicini a noi, sono dei modelli, sono degli esempi attraverso i quali noi possiamo arrivare a Cristo. Ordinariamente poi al centro dell'abside c'è sempre la statua o la raffigurazione del titolo della parrocchia, per cui parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, e noi abbiamo la centralità della Madonna proprio qui, e così via. Questo per dire che cosa? Che l'arte appunto parla, l'arte è parlante e soprattutto è rivelativa di un qualcos'altro. Io attraverso una statua bella vado oltre quella statua e percepisco la bellezza di Dio. E allora questa sera dovevano essere qui, come avevo accennato, la rappresentanza della soprintendenza, la dottoressa Vinci, il direttore dell'ufficio beni culturali e poi l'incaricato dei beni culturali,
in questo inverno avremo abbozzato un progetto assieme ai restauratori che si chiamano Colombo Rosario e Santa Guida Gerardo. Questi due giovani sono dei restauratori autorizzati, si trovano, hanno la loro sede a Vibo Valenza, la ditta si chiama Monastia delle Clarisse, hanno restaurato già a Pazzano il bronzo che avete visto in piazza sul municipio, sono delle persone che ho conosciuto nel tempo, hanno fatto diversi restauri per conto delle parrocchie ma anche per conto delle soprintendenze, sono dei restauratori appunto autorizzati. Con loro è nata l'idea di salvare le tele che sono preziose anche qui nella nostra chiesa. Cominciamo dalla prima tela. Le prime due tele che sono già partite, che sono già in laboratorio, sono quella che noi chiamavamo la Madonna delle Anime del Purgatorio, quella che c'era in questa cappella, e la Madonna che c'era qua sopra tra Pietro e Santo Stefano. Questa, la prima è la Madonna, accanto c'è San Pietro e accanto c'è Santo Stefano. È una tela abbastanza originale, non facile da trovarsi. Io l'ho definita la regina degli apostoli e dei martiri, perché c'è la figura di Pietro che rappresenta tutti gli apostoli, ma c'è la figura di Santo Stefano. Certamente questa è una tela che non è stata toccata, mai restaurata, però c'era il tessuto pittorico che stava crollando. E allora mi sono detto, o si interviene o qui noi perderemo quest'opera d'arte. Molto probabilmente questa tela viene da qualche zona della Vallata o di Pazzano, anche qui stiamo cercando di fare delle ricerche, che molto probabilmente ha mantenuto come dire, il nome di San Pietro. Dicono che sotto Stilo, per esempio, c'è un terreno che viene chiamato San Pietro. Così anche la tela dell'Annunziata, quella che vedete lì, certamente non la tela, questa è una tavola, molto probabilmente c'era una piccola edicola all'Annunziata, e così anche questi nomi che abbiamo nel paese, San Nicola, cioè in genere avevano delle piccole edicole o piccole cappelle. Comunque andiamo a noi. Il primo restauro che stasera avrebbero dovuto consegnarci, ma che non è stato possibile per le problematiche che hanno trovato, è di questa Madonna tra Pietro e Stefano e delle Anime del Purgatorio. Vai avanti. Il secondo restauro a cui procederemo il prossimo anno, o appena possibile, appena i progetti sono approvati, i primi due sono stati approvati, saranno appunto il pulpito e il contenitore della Madonna Assunta. Perché questo? Perché facendo un'indagine, che potete vedere direttamente qui, abbiamo scoperto che il colore originale non è questo marrone che noi vediamo, ma addirittura una specie di celestino. C'è un quadretto qua, se riuscite a vederlo. Quindi era una cosa molto delicata, e dove ci sono le foglie c'è tutto l'oro, che si chiama così, oro maccato. Era una tecnica, non era proprio oro, però era una tecnica di un argento che si metteva sul legno per dargli solennità e anche sobrietà, perché poi è un colore. Se venite da vicino poi ve lo mostro, e si vede proprio l'oro che c'è nelle colonne di questo pulpito. Naturalmente il pulpito serviva perché anticamente non c'erano i microfoni, quindi si predicava sul pulpito, quindi il prete ogni predicazione la faceva di sopra. Qui hanno messo insieme pulpito e confessionale alla base, e quindi questi due progetti ancora non sono stati approvati, ma dovrebbero far parte di questa trasfigurazione, di questa trasformazione in arte. Andiamo a vedere nel dettaglio adesso. Queste sono le cosiddette puliture
cioè prima di iniziare un restauro devi accertarti che sotto trovi l'originale. Fortunatamente pare, almeno dai sondaggi che abbiamo fatto, che sia lassù sulla Madonna, quella parte lì, avete visto che c'è quel giallo intenso, non è questo il colore originale, ma c'è qualcos'altro di molto più bello e anche di molto più decorativo, per cui qua bisognerà intervenire con una pulitura iniziale, poi con il togliere tutto il tarlo che c'è dentro e ritrovare la pitturazione iniziale, che era molto più delicata. Ecco perché quando abbiamo restaurato la chiesa, vi ricordate che noi avevamo tutto questo verde, no? Però sotto c'era questo celestino tenue, questo è, corrisponde all'originale, e molto probabilmente anche la parte in alto dovevano essere dei colori molto più tenui di quelli che noi vediamo. Andiamo avanti, questi sono i saggi. Ecco, questo è il saggio che è stato fatto qui sul pulpito. Quindi il colore quest'azzurrino turchese e poi il colore oro, vai. Ecco, questa è la Madonna delle anime del purgatorio, quella che avevamo lì. Il saggio che abbiamo fatto ci fa vedere questo. Se voi guardate nella prima fotografia da questo lato, l'ometto che c'è in basso tra le fiamme era irriconoscibile, cioè nel senso che sopra è stata messa della pittura. Quando si è fatta una semplice pulitura della testolina di quest'uomo, allora si è capito che l'originale c'era. E molto probabilmente questo ometto qui potrebbe essere l'autore del quadro, perché in genere qualcuno si metteva alla fine nelle anime del purgatorio. Tra le anime forse troveremo l'autore, questa sarà la scoperta che vedremo in seguito. Ecco. Cosa si sta facendo nei laboratori? Per quanto riguarda la prima tela, Maria tra Pietro e Santo Stefano, hanno dovuto togliere tutta la tela, fissare il manto pittorico perché si stava sgretolando con una tecnica. La tecnica è quella che vedete là, avete visto quelle strisce bianche? È una velinatura, si chiama. Fatta questa operazione, la tela è stata tutta quanta tolta, e stanno facendo il consolidamento della tela originale. Il consolidamento prevede che si metta un'altra tela sotto che sia di sostegno alla tela originale, e quindi stanno cercando di fissare il colore originale. Il salvataggio è avvenuto, ma appunto la soprintendenza vuole dirà quanto si può integrare al colore che manca. Ed ecco perché il ritardo, perché appunto pensavano di farcela, però poi la soprintendenza ha detto no, prendiamoci un po' di tempo per evitare di fare danni per il futuro. Ecco, qui invece siamo, però se mi fai vedere un attimo sopra il titolo, perché non mi ricordo qual è, ecco qua, ecco. In pratica stanno facendo una pulitura anche dalla parte di dietro, quella che noi non vediamo, perché l'umidità ha influito molto sul tessuto della tela, per cui stanno facendo in somma urgenza questa pulitura, soprattutto nelle anime del purgatorio, che noi non ce ne accorgevamo. Quando l'abbiamo tolto, dietro abbiamo trovato un cementino, una cosa bianca. Questa cosa bianca faceva danno, e forse ha fatto danno alla tela, per cui questa pulitura che pensavano di fare in 10 giorni, in realtà ci impiegheranno almeno 2 o 3 mesi, perché come muovono a fare questa pulitura si rischia di perdere la parte del coso, quindi abbiamo dovuto ritardare. La pulitura, come vedete, non è che si butta un liquido, ma proprio pezzo per pezzo, perché la tela... loro recuperano l'originale tela. Andiamo avanti. Ecco qua. Qua anche qui sono tecniche di pulitura della tela. Vai. Ecco, poi stanno rinforzando le parti della tela che magari sono un pochino spezzate.
Infatti abbiamo saputo che tanti interventi che sono stati fatti perché c'era magari un piccolo strappo e allora si tamponava, però adesso vanno rifatti nuovamente questi ritocchi e va incrociata bene la tela per evitare danni futuri. Ecco, naturalmente ci sono delle colle per fermare le pitture originali e quindi questa è la parte in cui c'è anche un certo stiraggio della tela, avete visto che c'è un ferro da stiro là in fondo e quindi stanno cercando di sistemare questa parte. Vai. Dopo la tela che viene pulita viene rifoderata, vai ancora. Vabbè, questi sono tutti i materiali per il rifodero e si mette una seconda tela in modo tale che sia poggiata la stiratura. Vabbè, queste sono troppe cose tecniche, però per dirvi che siamo a questo livello al 2 agosto, vai avanti. Ecco, per esempio in questa tela qui lì era stata velinata, cioè era stato messo questo scotch, chiamiamolo così, quello che vedete lì. Allora viene tolto piano piano e appunto ricomposto. Già si intravede, per esempio, l'ultima foto, i colori più originali e anche il fatto che l'hanno, diciamo così, salvata. Vai. Ecco, questo è un particolare, per esempio questa è la faccia di San Pietro. Guardate che pazienza ci vuole per arrivare all'ultimo livello. Quindi guardate che differenza c'è da com'era a com'è. Il volto di San Pietro diventa più luminoso e più visibile. Andiamo avanti. La fase di pulitura ancora. Guardate quest'angelo centrale. Questo è Santo Stefano da questo lato. Adesso si nota molto di più il volto di Santo Stefano e anche il volto di questi angeli. Vai. Stato dell'opera, ecco, comincia a intravedersi adesso i colori, diciamo così, originali che noi vedevamo molto sbiaditi. Basta? Ok. Bene. Allora, non so se mi sono spiegato. L'idea è: noi abbiamo quattro tele che hanno un valore prezioso, si tratta di tele del 1600 e del 1700. Lasciarli all'abbandono avrebbe provocato una perdita di tutto il progetto delle quattro tele più il pulpito più la parte alta avrà un costo di 20.000 euro, quindi dovremmo spendere 20.000 euro in 2 anni. Perché facendo dei progetti unici abbiamo avuto anche, come dire, affidandolo a un collaboratorio, anche determinati sconti particolari. Come faremo? Io mi sono lanciato in questa cosa sia perché credo nella provvidenza, sia perché alla fine di fronte al degrado io sono troppo, non riesco a stare fermo, per cui tutto quello che risparmieremo in questi anni verrà messo insieme e un po' alla volta pagheremo queste opere. Ci sono due possibilità: intanto un'opera la farò io, nel senso che voglio lasciarla io come ricordo anche della mia presenza eventualmente qui, per cui questa Madonna che c'è qui sopra, dove c'è San Pietro e Santo Stefano, me la assumerò io come a livello personale. Stiamo chiedendo anche delle sponsorizzazioni, mi spiego. Ci possono essere delle ditte, come si fanno gli sponsor per la festa, invece di fare lo sponsor per la festa può dire: io mi adotto quest'opera d'arte e quindi a quel punto do il mio contributo per quell'opera d'arte.
Per il resto credo che faremo anche delle iniziative o delle raccolte straordinarie. Certamente anche dalle feste che faremo lasceremo sempre una piccola parte, però io sono convinto che, come succede in genere a Pazzano, quando si vede che c'è una cosa pratica che si fa ordinariamente, il popolo collabora, per cui sono molto fiducioso in questo. Per il resto, ecco, certamente il virus non sappiamo che cosa provocherà nelle teste, nelle menti delle persone, però credo che ne valeva la pena intervenire, perché così abbiamo una chiesa davvero abitabile sempre più, e consegneremo anche alle generazioni future qualcosa di bello. Tra i progetti sappiate che c'è anche la parte finale del restauro della chiesa. Questa cappellina dell'Immacolata all'esterno non ha il tetto, per cui ci stiamo adoperando, forse ci aiuterà anche il vescovo per questo, per sistemare il tetto in modo tale che non ci siano infiltrazioni d'acqua e evitiamo di perdere tutta questa bellezza degli stucchi. E quindi credo che siamo in fase di approvazione del progetto. Da qui non la vediamo bene, ma ci sono delle problematiche particolari. Per esempio, se voi andate dall'esterno vedete delle frastagliature nei muri, e quindi va consolidato proprio il muro esterno e il legame tra chiesa e cappellina. Per il resto, niente, ci affidiamo. Per quanto riguarda il terzo, è stato già fatto. Questa chiesa è stata restaurata, come sapete. Il progetto è stato fatto 18 anni fa, poi si è realizzata, il primo restauro è stato del tetto, abbiamo dato priorità al tetto, per cui adesso non abbiamo acqua più dentro la chiesa. Questa parte, diciamo così, verde qui sopra non è stata toccata, si è deciso di lasciarla così com'era, come ricordo appunto nel tempo. Però per il resto gli interventi finali per chiudere la chiesa sarebbero questi: raccolta delle acque da questa zona qui, raccolta delle acque da quest'altra zona qui, perché quando hanno fatto il centro storico si è alzato il livello e quindi dovremo fare queste due raccolte d'acqua, la cappella dell'Immacolata e la sagrestia. Quindi tutto ciò che noi raccoglieremo, perché come sapete appunto le offerte per i battesimi, per i matrimoni, per i funerali non vanno al sacerdote, vanno alla cassa parrocchiale, e la cassa parrocchiale negli anni ha messo già qualcosa da parte per poter ovviare alle spese di manutenzione della chiesa, naturalmente. Quindi da questo punto di vista abbiamo questi due obiettivi. In un futuro bisognerà intervenire, ma chi verrà dopo di me, sull'affresco qui del crocifisso. Anche lì è stato fatto un sondaggio: se guardate in fondo le pietre non erano grigie come li vediamo, ma erano molto più colori, molto più tenui. E l'altro intervento da fare, ma sono costosissimi questi interventi, si parla di 50-60 mila euro, questo non è possibile assolutamente, sia per l'affresco che c'è lì sopra, sia per quello, va bene? Ok, basta così, buonanotte a tutti, grazie di essere venuti, cerchiamo di stare bene insieme e di vivere questi momenti anche di festa. Chi vuole rimanere, adesso verrà esposto Gesù.